Il 10 luglio torna, dopo ben 3 anni di stop, la tombola di San Paterniano in piazza 20 settembre. Ebbene sì, la tombola di San Paterniano ritornerà. Quest'anno, a differenza degli anni passati, ci saranno diverse associazioni che collaboreranno, tra le quali ci sarà anche la Proloco. Quindi noi siamo pronti per organizzarla, anzi abbiamo già fatto praticamente tutto. Ci saranno delle piccole novità che vedremo direttamente il giorno, che non voglio raccontare, perché sarebbe bello che tutti i fanesi venissero in piazza, in quanto poi comunque il ricavato della vendita dei biglietti andrà alla mensa di San Paterniano, come di consueto che è stata fatta negli anni passati. Confido che parteciperanno in tantissimi, in maniera tale che più incassiamo e più facciamo beneficenza. Questo è poi il messaggio che deve passare. E ritornerà anche lo storico tabellone? Il tabellone alla vecchia maniera no, perché purtroppo rimane un po' complicato il montaggio. Saremo un pochettino più moderni, mettiamola così, quindi ci sarà un tabellone luminoso e non il vecchio tabellone a mano. Però avremo tutto il resto sarà la vecchia maniera, chiamiamola così, e quindi abbiamo unito un po' di tradizione con un po' di modernità. I biglietti saranno disponibili nella giornata del 10 di luglio. Qual è il loro costo e quali sono i premi in palio? 2,50 euro a cartella. I premi sono i soliti, ci sono tutti in buona spesa, verrà pagata tombola cinquina quaterna, si partirà da 250 euro di buona spesa per la quaterna, 500 per la cinquina e 1250 per la tombola.